Quanto è importante votare il 26 maggio e cosa può fare di concreto un europarlamentare per la Sicilia? È importantissimo e nel corso di questa campagna elettorale mi sono resa conto che purtroppo ancora i cittadini non hanno avvertito questa importanza, quindi il primo messaggio che sto cercando di dare durante la ricerca del voto è proprio portarli a votare per far capire loro quello che può essere lo sviluppo che il nostro territorio può avere anche tramite l'Europa e soprattutto tramite l'Europa che oggi forse è l'unica nostra fonte di salvezza. Un parlamentare una volta che sarà appunto a Bruxelles eletto, la prima cosa che dovrà fare sarà intercettare i fondi e portarli sul territorio per la crescita delle nostre città, delle nostre regioni e delle nostre isole. Perché votare per Fratelli d'Italia e per Maria Fernanda Gervasi? Perché la mia è una candidatura che nasce sul territorio, appunto, ed è una candidatura che nasce dal rapporto effettivo con il cittadino, con il nostro interlocutore, con quelle che sono le autorità locali e quindi per cercare di dare delle risposte effettive sul nostro territorio. Oggi si parla tanto di globalizzazione, ma per in certi casi e soprattutto per noi che veniamo dalla Sicilia è una globalizzazione forzata, per non dire anche un'emigrazione forzata che tutti questi ragazzi stanno vivendo dovendo andare al nord o anche all'estero alla ricerca di lavoro e di fortuna. Quindi sicuramente tutti quei punti che riguardano le infrastrutture, gli incentivi al turismo, gli incentivi anche le politiche a sostegno della famiglia rispetto anche ai giovani che vogliono avere una famiglia e quelle che sono le politiche e gli incentivi poi legati all'ambiente, legate anche al Made in Italy, in questo caso al Made in Sicily, sono sicuramente alcuni tra i punti fondamentali che stiamo portando avanti. Di recente Giorgia Meloni ha dato il suo assenso alla costruzione del ponte. Cosa rispondi al fronte del no e perché ritieni sia un'opera infrastrutturale fondamentale per Messina e per la Sicilia? Sì, devo dire che dopo essere stata a Palermo con la magliettina Si Ponte, Giorgia Meloni ha iniziato a parlare effettivamente anche di ponte sullo stretto, proprio perché ci si è resi conto dell'importanza di queste infrastrutture e, ripeto, dell'indotto che l'infrastruttura potrà avere sul nostro territorio. Oggi, a mio avviso, è impensabile poter continuare con queste teorie del no rispetto al ponte sullo stretto, perché se vogliamo avere un'Europa che vada alla stessa velocità è necessario che anche noi riusciamo a stare al passo e il ponte sullo stretto è chiaramente un modo.